Buonasera, buonasera a voi. Allora, elezioni, elezioni in questo fine settimana, flop, grande, grande flop. E guardate, io sono contento, ma voglio spiegare bene da cosa deriva la mia contentezza, perché è evidente che il fatto che i cittadini non vadano a votare è un bruttissimo segnale per un paese. E quindi uno assolutamente non dovrebbe essere contento. Ma perché dico che sono contento? Perché è un primo segnale che forse, non lo so, gli italiani, o almeno una parte degli italiani, stanno iniziando a capire. Ora, io ricordo negli anni 70, 80 e anche i primi anni 90, dove in particolare per l'elezione dei sindaci del proprio comune, della propria cittadina, la gente andava a votare in maniera massiccia. Io ricordo addirittura degli 80-85% di popolazione che andava a votare per eleggere il proprio sindaco. Il dato nazionale di ieri è stato del 54%. Vuol dire che un italiano su due non va neppure più a votare per il proprio sindaco, che è una cosa che sappiamo ci riguarda direttamente, come viene amministrata la nostra città. Tanta è la disaffezione nei confronti della politica. Io credo di poter interpretare il fatto che la gente finalmente stia capendo che intanto le cose in questo paese non possono cambiare. Anche se magari c'è un candidato, c'è un personaggio che ha tutta la buona volontà, e attenzione, guardate che comunque io non voglio fare di tutta un'erba un fascio, perché in Italia ci sono anche degli ottimi sindaci ancora adesso, che forse qualcuno è stato anche ingiustamente punito da questo assenteismo, ma è il sentire generale da parte del popolo italiano. Non è tanto prendersela magari in questo momento anche con alcuni sindaci che hanno oggettivamente lavorato bene, ma io credo che sia un messaggio al governo centrale, al sistema di questo paese, che la gente non ne può più, che le città e soprattutto il governo centrale governi questo paese in questa maniera. Perché spesso poi cosa è successo? Abbiamo avuto delle testimonianze nel recente passato dove i sindaci, pur lavorando bene, hanno dovuto fare delle battaglie molto importanti con i presidenti di regione e i presidenti di regione con il governo centrale, no? Tra l'altro, il fatto di chiedere, ad esempio, l'autonomia è un dato che la dice lunga, che cosa che non è mai passata finora, perché questa autonomia poi difficilmente arriverà, perché prevalgono gli interessi del governo centrale, del sistema centrale del nostro paese. E quindi questo è il dato. E quindi, tornando un po' a monte, contento non per il fatto che gli italiani non vadano più a votare, ma per il fatto che ci si rende conto che dobbiamo cambiare, dobbiamo assolutamente cambiare. E ancora più drammatica la situazione che riguarda i referendum. Qui è nata negli ultimi giorni una vera e propria polemica anche da parte dei sì che accusavano certe associazioni, certi gruppi anche su Facebook di sbagliare nel non andare a votare e votare sì, perché questa era un'occasione che veniva offerta ai cittadini. È vero che il referendum dovrebbe essere un'occasione offerta ai cittadini di poter incidere personalmente. Io però vi faccio una domanda. Negli ultimi 40 anni ci sono stati molti referendum. Ditemi uno che ha cambiato le sorti di questo paese. Ditemi uno che realmente poi la voce del popolo sia stata ascoltata, sia stata messa in atto. Nessuno, ve lo dico io, nessuno. E quindi cosa vale andare a votare quando tu non hai assolutamente la possibilità di cambiare con il referendum le sorti del paese e soprattutto in questo caso per quanto riguarda la giustizia? Ne abbiamo parlato
Molto spesso in questi giorni, anche con Francesco Carbone, il problema della giustizia è un altro. Dobbiamo lavorare a fondo perché cambi il sistema all'interno, perché ci sono delle responsabilità talmente gravi che non serve semplicemente cambiare certi meccanismi, le carriere, non le carriere, l'autonomia della magistratura. Serve cambiare proprio il sistema in sé. Questo sarebbe importante. Ora però è evidente, una volta dato questo segnale, e cioè di non essere andati a votare, bisogna però anche passare all'azione, perché altrimenti questo non serve. Ed ecco che ancora una volta arriviamo a quel punto centrale. Secondo la mia opinione, per poter cambiare o contribuire a cambiare qualcosa in questo paese, dobbiamo creare un forte, grande movimento d'azione popolare. È evidente che la risposta arriva dal popolo, che non crede nei partiti, e quindi saremo folli, almeno quelli che stanno cercando di trovare un'alternativa, a creare altri partiti che sono stati sfiduciati dagli italiani. Si andrebbe controcorrente, contro una certa logica. Ecco perché questo è un risultato che dà anche forza a coloro che dicono che dobbiamo creare un movimento esterno ai palazzi, esterno ai partiti, un movimento d'azione popolare. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.